Oggi una giornata importante, si deciderà sull'estradizione di Anan e questa scelta, questa decisione verrà presa dopo quello che è uscito ieri sui mass media e dall'antimafia. Sì, una giornata abbastanza importante, come purtroppo sono stati rilevanti anche i fatti di ieri. E purtroppo a pensar male verrebbe da pensare che a seguito dei rapporti israeliani su 27 morti di Gaza nelle carceri israeliane che si vanno a sommare agli altri 11, a seguito dei rapporti delle Nazioni Unite e anche dell'UNRWA rispetto al trattamento nelle carceri israeliane, è diventato, come dire, difficile portare avanti questa estradizione. Quindi questi arresti di questi ultimi giorni e questa indagine sembrano più che altro un escamotage che si va a basare sull'articolo 8 della Convenzione Europea delle estradizioni, che è quella sulla base di cui viene chiesta l'estradizione di Anan. Verrebbe da pensare che questa indagine è portata avanti così da non estradare in base a un tecnicismo ed evitare una condanna politica verso Israele. Tutta quanta questa operazione mediatica, lo ricordiamo a seguito dell'interrogazione parlamentare rivolta a Tajani, rivolta al ministro di Grazia e Giustizia Nordio, non abbiamo avuto alcun tipo di riscontro pubblico se non brevi parole da parte di Tajani che scaricava la responsabilità su Nordio. Poi ci sono stati questi arresti e immediatamente abbiamo trovato sulla maggior parte dei mezzi stampa le dichiarazioni di Nordio, quindi questo ci fa pensare che gli arresti portati avanti siano di fatto arresti politici da manuale, semplicemente per creare un caso, creare un tecnicismo per cui non estradare, però al contempo mantenere buoni rapporti con Israele, evitare una condanna, evitare un precedente al contrario, un precedente che non permetta in futuro di estradare palestinesi verso Israele. Quindi ci verrebbe da pensare che sia questa la mossa che si è deciso di fare da parte del governo. Non ci risulta che ci siano richieste di estradizione a carico degli altri due arrestati, però ci teniamo a sottolineare che sarebbe davvero grave se questi arresti fossero degli arresti politici, una montatura mediatica per creare appunto un'indagine e andare poi ad appellarsi all'articolo 8 della Convenzione Europea dell'estradizione per evitare l'estradizione. Quindi è una sorta, quello che temiamo è che sia un tentativo di uscirne con la faccia pulita da parte di questo governo, okay? Non estradare, però al contempo evitare una denuncia implicita che avverrebbe in caso di mancata estradizione. Si teme che sia un pretesto per andare a reprimere anche quello che è stato quelli che sono stati questi grandi momenti di mobilitazione portati avanti nel corso degli ultimi mesi in tutte le regioni, in tutte le città italiane, che chiedono il cessate il fuoco e la fine dei bombardamenti e la fine del genocidio in corso in Palestina.